Ci siamo. Non vedevo l'ora. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qua con lo zio Id per portarvi un super video che avete richiesto tantissimo, sia a me sia soprattutto a Id. Ovvero il metodo più veloce per risolvere il cubo di Rubik, che è così. Più veloce del metodo a strati. Più veloce del metodo a strati, esatto. Giusto. E si chiama metodo Friedrich. Giusto? Esatto. O Friedrich. Friedrich, direi. Lo sappiamo. Semplificato. Ok, in vi facciamo vedere qual è. Praticamente io mescolo il cubo Id. Ok. Minchia. E tata. Olè. Ok, un attimo. Cronometro. Guardo. Are you ready? Sì, vado. E qua. E tu. E qua, tu, tre. Partito. Tieni le mani più alte così si vede. No, scusa. Più in alto. Dammi più difficoltà. Oh. Olè, 25 secondi e 49. Ok. Porca miseria. Oggi praticamente andrete ad imparare questo metodo e sarà direttamente insegnato dallo zio Hyde. Quindi mettetevi comodi, prendete un cubo e buona lezione. Bene ragazzi, eccoci al metodo avanzato per risolvere il cubo di Rubik. Più in dettaglio il metodo Friedrich semplificato. Semplificato perché in realtà non andremo a vedere tutti gli algoritmi che il metodo comprende, perché sono davvero tanti, ma quelli essenziali per portarci alla risoluzione del cubo, ma soprattutto ad una risoluzione più veloce rispetto a quella del metodo a strati. Infatti, prima cosa che ci tengo a dire è che prima di guardare questo tutorial vi consiglio di imparare a risolvere il cubo con il metodo a strati, il metodo base per principianti. Tra l'altro io e Jack abbiamo fatto un tutorial a riguardo. Quando poi iniziate a diventare veloci già con quel metodo, diciamo che indicativamente quando riuscite a risolvere il cubo in meno di un minuto e mezzo, potete poi passare a questo metodo, che vi aiuterà ad abbassare davvero di tanto i tempi. Per intenderci, con questo metodo è già possibile scendere e arrivare fino a 30 e con un po' di allenamento anche arrivare attorno ai 20. Prima di iniziare ci tengo a ringraziare tantissimo Zamu, un mio amico, ha un canale YouTube dove tratta specialmente cubi di Rubik, il canale si chiama Best Italian Cube Channel, e lo ringrazio perché prima di fare questo tutorial mi sono confrontato con lui sui punti principali da trattare e abbiamo costruito quindi insieme il metodo migliore appunto per insegnarvelo. Direi di non perdere altro tempo e andiamo subito a vedere il metodo Friedrich semplificato. Come per l'altro tutorial utilizzerò dei fogli con scritti appunto gli step e gli algoritmi principali. Il primo step è quello di andare a creare una croce quindi fatta in questo modo. Per iniziare direi di andare a mischiare completamente a caso il cubo, e come per il metodo a strati dove prendevamo una faccia di riferimento che solitamente è quella bianca, anche per questo vi consiglio di prendere come riferimento una faccia da cui poi inizierete ogni volta che andrete a fare questa risoluzione. Quindi anche in questo caso direi di considerare quella bianca, ovvero quella che ha il centro bianco. Vi faccio prima vedere cosa intendo come croce. Ecco qui, come vedete è proprio una croce bianca, quindi già qui c'è una prima differenza, perché nel metodo a strati dovevamo fare una faccia bianca completa, mentre qui dovremmo iniziare facendo una croce. Una croce che ovviamente deve avere gli spigoli dello stesso colore poi dei centri, quindi blu con blu, rosso con rosso, verde con verde e arancio con arancio. Altra cosa che cambia rispetto al metodo a strati, e che è proprio un modo diverso di ragionare il cubo, è quello che non dovremmo tenere la faccia di riferimento, quindi quella bianca, verso l'alto, ma invece verso il basso. E infatti questa rimarrà verso il basso durante tutta la risoluzione del cubo. Quindi è bene abituarsi subito, anche quando si va a creare la croce, a tenere appunto il bianco verso il basso. Io consiglio appunto di iniziare facendo sempre la faccia bianca come prima, perché prendendoci la mano, poi iniziando sempre dallo stesso, iniziate a conoscere meglio i colori e andrete più veloci. Ora andrei a fare un esempio per spiegarvi un altro concetto fondamentale di questo metodo. Parlando sempre della croce bianca, potrei ad esempio iniziare avendo questo caso. Quindi ho uno spigolo giusto già inserito e tutti gli altri da inserire. La cosa che verrebbe più spontanea fare, siccome vedo che questo spigolo ha il centro sbagliato, è andare ad allinearlo con il centro giusto e poi andare a mettere tutti gli altri. Questo in realtà non è essenziale, anzi vi consiglio proprio di non farlo. Perché non è più importante, come nel metodo a strati, mettere i pezzi nel punto giusto rispetto agli altri strati, ma è importante metterli giusti rispetto a loro. Cosa intendo? Che ad esempio so che se qua c'è il blu, a destra del blu ci dovrà essere il rosso. Infatti, come vedete, se il cubo fosse allineato, a destra del blu c'è il rosso, poi il verde e poi dall'altra parte l'arancio. Quindi se sono in questa posizione, io capisco che quello che dovrò mettere qui è lo spigolo bianco-rosso. Quindi lo vado ad inserire
Ora in questo caso vedo subito che sono allineati, ma pensiamo di essere in questo caso. Sembrerebbe che blu e rosso non siano nella posizione giusta, ma in realtà una volta finita la croce girando questo strato e andando quindi ad allineare i centri, vediamo che invece sono stati inseriti nella posizione giusta. Stessa cosa con gli altri, quindi di fianco al rosso io so che c'è il verde. Andrò a cercare lo spigolo verde-bianco, che è questo, lo allineerò con lo strato in cui dovrà andare e girando due volte vado ad inserirlo. Mi manca solo l'arancio, che è questo qui e che andrà messo qui dietro. Per farlo semplicemente lo allineo, lo abbasso nello strato inferiore e come vedete ho creato la croce bianca, che ora sembra sbagliata, ma in realtà mi basterà così fare due giri e vedete che questo centro è giusto, questo centro è giusto, questo centro è giusto e questo centro è giusto. Questa cosa è fondamentale perché se ogni volta dovete girare il cubo per andare a rimettere i centri con lo spigolo giusto, perdete un sacco di tempo. L'importante è fare la croce con i pezzi messi tra di loro in maniera corretta e poi alla fine andrete ad aggiustare i centri. Mi raccomando, tenendo sempre la faccia di riferimento, nel nostro caso bianca, verso il basso. Abituatevi a fare questo. Inizialmente ovviamente vi verrà molto da girare il cubo, da guardarlo con la faccia sopra, di fianco, è normale perché dovete un attimo capire come intuitivamente andare a fare la croce, quindi inizialmente per prenderci un attimo la mano si può fare, poi vi consiglio di fare come vi ho detto ora. Ci sarebbe un piccolissimo algoritmo, che è un algoritmo tra virgolette, che si può usare in certi casi, ovvero in questo caso qui, vedete, dove abbiamo uno spigolo, vi faccio subito vedere, abbiamo uno spigolo che è messo nella posizione giusta ma è orientato male. Quindi la cosa che verrebbe spontanea fare è quella di portarlo su, rimetterlo a posto e poi andarlo a reinserire. In realtà è molto più semplice fare questo piccolissimo algoritmo che è intuitivo, quindi lo vedete come un algoritmo, ma in realtà poi vi verrà spontaneo farlo con le mani, che è R' U' R' U'. Non sarò a soffermarmi sulla notazione perché dovreste averla già imparata dal metodo a strati. L'unica cosa che magari non avete visto sono le lettere minuscole. Semplicemente U minuscolo vuol dire che invece che fare un U grande, U maiuscolo, quindi così, vanno spostati due strati, quindi U piccolo è questo. In questo caso l'algoritmo, tenendo come vedete il pezzo qua alla vostra destra, è un R' U piccolo, ancora R' e torno indietro con un U piccolo inverso. E vedete, lo vado ad inserire. In velocità è questo. Cioè, vedete? È quasi spontaneo, cioè non ce n'è quasi bisogno di pensare alla mossa da fare e vi permette di risparmiare un po' di tempo. Bene, ma una volta fatto la croce bianca andiamo allo step successivo. Eccoci qui, il secondo step è left to L, ovvero quello che dovremo andare a fare dopo la croce bianca è andare a creare i primi due strati. Altra differenza sostanziale col metodo a strati, dove si inizia prima da uno e poi dal secondo, qui andremo direttamente dopo la croce a farne due e per farlo si utilizzerà un metodo che è la formazione di coppie. Cosa intendo? Ora ve ne faccio vedere una. Ad esempio questa è una coppia. Le coppie, per intenderci, sono quei pezzi che poi andranno inseriti qui, in queste parti, quindi sicuramente le coppie saranno formate da un angolo che ha il bianco, perché il bianco andrà qua sotto, due colori, in questo caso abbiamo il verde e il rosso, e lo spigolo con gli stessi colori, quindi verde e rosso. Capiamo subito che questa coppia va inserita qui. Questo è il bello di questo metodo, perché andando a creare le coppie ed inserendole in questo modo, andiamo subito, vedete, a formare piano piano i primi due strati. Questa non è una coppia che ho fatto casualmente perché è chiamato caso base 1, primo caso, questo qui, ovvero una coppia già formata che deve solo essere inserita. Per inserirla io ho scritto l'algoritmo, ma in realtà è molto intuitivo. Dovremo posizionare la coppia di fianco al punto in cui va inserita, quindi qui, in questo caso con i colori opposti, quindi rosso e verde, e semplicemente con un R' U' R' l'andiamo ad inserire. Ah, è chiaro che la coppia potrebbe anche essere qua a sinistra e quindi dovremo fare la cosa speculare, ma identico. Vi dico già un altro metodo utile per inserire la stessa coppia: invece che mettere così i colori, come vedete, opposti, posso mettere verde su verde, e quello che vado a fare in gergo chiamato sledgehammer, ovvero vado direttamente a forzare l'incastro di questo qua sotto. Quindi ho verde con verde, vedete? Vado così ad abbassarla sul bianco, quindi vado proprio ad inserirla direttamente con un F', poi con un, in questo caso, L lo allontano, torno indietro con F, quindi rimetto a posto questo spigolo, e poi torno indietro anche con L' qui. E come vedete la inserisco in questo modo. È un metodo che a volte vi fa risparmiare un po' di tempo, quindi è utile conoscerlo. Andiamo a vedere invece il caso base 2, ovvero quello dove abbiamo una coppia che non è ancora formata, ma con un solo movimento possiamo andarla a formare. Ed è questo caso qui, dove abbiamo un angolo, in questo caso bianco, arancio, blu,
E lo spigolo che ci servirebbe, ovvero andando a vedere questi due colori, lo spigolo che ci serve è l'arancio blu, che è opposto, forma questa sorta di L, vedete, e ha i colori sopra che sono discordi. Infatti vedete arancio qua di fronte e arancio sopra, blu qui sopra, blu qua dietro, sono come vedete discordi. Si chiama caso base perché appunto come quello di prima ci basta un piccolo algoritmo di tre lettere per andare ad inserirlo nel posto giusto. Per capire come inserirlo dobbiamo mettere quest'angolo sopra la posizione in cui andrà inserita la coppia, quindi siccome è arancio-blu va benissimo qua, vedete arancio-blu. Nel caso fossimo stati qui, dove non va bene, semplicemente avremmo spostato questo quassù. A questo punto quello che dobbiamo fare tenendo il cubo in questo modo è fare un R-U-R'. Infatti io farò R e andrò a creare la coppia qua dietro, con un U la vado a mettere nel punto giusto e con un R' abbassandola la inserisco nel posto che vogliamo. Questo è il secondo caso base. Dopodiché quello che ci può capitare sono sempre dei casi che dobbiamo ricondurre ai due casi base. Vediamo ad esempio questo, che è uno dei più classici. Abbiamo questo angolo, quindi bianco, blu, rosso, e sappiamo che dobbiamo accoppiarlo con lo spigolo blu, rosso, che è qui. Attenzione a non confondere questo con un caso base 2, perché come vedete i colori qua sono concordi, non discordi. Quindi facendo la stessa cosa di prima, andremo a non creare la coppia in maniera corretta. Quello che dobbiamo fare è portare lo spigolo, che è qui, di fianco a quest'angolo. La cosa più semplice da fare sarebbe girare lo strato sopra per metterlo qui, ma vedete che in questo modo andiamo a girare anche l'angolo, quindi ovviamente non è il metodo funzionale. Per farlo dobbiamo quindi abbassare, cioè togliere dallo strato superiore l'angolo che ci serve, spostare poi lo spigolo e riportare in alto l'angolo. Qua c'è uno dei primi problemi, o meglio una delle prime cose che confonde chi si approccia a questo metodo. Questa cosa è molto intuitiva, ma spesso si sbaglia a farla perché abbassando questo pezzo si va a scombinare una coppia creata in precedenza. Infatti vedete, io qua ho già creato questa coppia che ci va bene messa qui. Il problema è che se ora andassi ad abbassare questo e a girare lo spigolo che mi serve, vedete, questa coppia l'ho tolta dalla posizione in cui era. E quindi anche se ora ho creato questa, qui ho smontato tutto. Dobbiamo quindi fare in modo che questo non succeda. Per farlo dobbiamo posizionare quest'angolo in modo che, girando poi questo strato, dietro non si vada a scombinare niente. Quindi non va messo sopra una coppia non ancora fatta, ma va messo opposto. Quindi in questo caso ci basterà metterlo qui, perché mettendolo qui, vedete, è sopra una coppia fatta, ma questo non ci interessa, perché l'importante è che nel lato opposto ci sia una coppia non ancora fatta, perché abbassando, alzo questa parte, che non mi interessa se va scombinata, vado a mettere lo spigolo dove volevo, quindi qua di fianco, e rialzando ho creato così la coppia. E qua dietro ho scombinato qualcosa che era già scombinato, quindi non mi interessa. A questo punto vediamo che abbiamo creato un caso base 1 e questo caso base va inserito direttamente qui, quindi alla nostra sinistra, perché vedete rosso, blu, come questi due colori. Per farlo, come prima molto intuitivo, però ovviamente è opposto, sarà un L', U, L. E così lo vado a inserire. Ora, casualmente, abbiamo subito un caso base 2, perché come vedete abbiamo questo angolo messo qui e questo spigolo che forma una L con lui, e soprattutto abbiamo i colori che sono così, vedete, discordi. Qui noi potremmo fare questa mossa anche senza andare a girare il cubo. Anzi, piano piano che vi allenate, dovete cercare di tenere il cubo più fermo possibile. Cioè io potrei, vedete, andare subito ad inserirlo così, senza praticamente guardare. Il problema è che quando si è alle prime armi è difficile farlo, quindi è lecito andare a orientarsi nel punto giusto, avere il caso di fronte, e a questo punto, come vedete, anche adesso è speculare a prima perché è a sinistra e non a destra, e qui, siccome ho questo e questo, io andrò a fare L', U', L per inserirlo, caso base 2. E così ho creato i primi due strati. Vediamo ora alcuni piccoli casi particolari, perché ovviamente non è sempre detto che i due casi basi siano così semplici. Vediamo ad esempio un caso che mette molto in crisi, che è il caso in cui abbiamo il bianco verso l'alto, quindi quest'angolo ovviamente ci serve perché c'è il bianco, però il bianco è sopra. E poi abbiamo un altro spigolo che è già nello strato superiore. Perché un'altra cosa che ci tengo a dire è che non sempre abbiamo i pezzi che ci servono già nella parte superiore. È nostro dovere iniziare dalle coppie più semplici, e se poi vediamo che ci sono dei pezzi incastrati qua, non ancora accoppiati, li dobbiamo portare nello strato superiore. In realtà esistono vari metodi più avanzati per andare a creare delle coppie nel minor numero possibile quasi da ogni impostazione. Questo ovviamente è un metodo più semplificato, quindi per quanto riguarda Left2L ci tengo più a spiegarvi la logica e quindi farvi andare un po' più ad intuito rispetto che a pensare a degli algoritmi. Però qualche caso ci tengo a dirlo, ad esempio questo, abbiamo il bianco verso l'alto, questo pezzo qui, capite che la prima cosa che verrebbe in mente è andare a girare in qualche modo questo e poi creare il caso base.
Cioè, ad esempio, potrei tipo girarlo così e poi creo questo caso dove posso andare ad accoppiare come ho fatto prima. Capite però che è scomodo, cioè ci metto più tempo. Quindi come posso risolvere questo problema? Devo ragionare che invece che abbassare questo, io potrei abbassare questo. Infatti, guardate, se io abbassassi questo spigolo ed andassi a mettere sopra di lui quest'angolo e poi lo riportassi sopra, avrei creato così, come vedete, una coppia. Quindi rivediamo, ho lo spigolo qua. Io lo abbasso, vado a mettere quest'angolo sopra di lui e ritorno indietro. In questo modo, come vedete, ho creato un caso base, il primo caso base. La cosa che confonde molto, soprattutto per una persona che vede questo metodo la prima volta, è capire come abbassare questo. Mi spiego meglio, mettiamo di essere in questa posizione. Io dovrei girarlo così, perché girandolo così, ovviamente, e andandolo a mettere questo sopra, vado ad accoppiarlo. Il problema è che girandolo così, stesso problema di prima, vado, come vedete, a scombinare una coppia, perché metto una coppia sopra per poi girare lo strato superiore e così tolgo la coppia già inserita. Quindi quello che dovrei fare per non andare a distruggere nessuna coppia sarebbe, invece che girare questo così, girarlo così. Ma capite che in questo modo, andando a mettere l'angolo qua sopra, si va a creare una coppia che non è girata nel modo corretto. Quindi quello che devo fare, il movimento che devo fare è sicuramente questo. Per farlo però dovrò mettere questo in un punto in cui la coppia che vado a mettere nello strato superiore non sia ancora fatta. Quindi mi basterà fare questo, quindi girare di uno. Ora qui ho questa coppia che non mi interessa e posso andare ad abbassare così lo spigolo, alzare la coppia che può essere scombinata, girare due volte per mettere questo angolo quassù e tornare indietro. In questo modo, come vedete, ho creato la coppia. Qui mi collego a prima, posso fare, invece che andare a mettere la coppia quassù e ad inserirla, posso fare uno sledgehammer, che è quello che abbiamo visto prima, quindi questo, e andare subito ad inserirla. Prima vi ho fatto vedere lo sledgehammer messo così, ma il succo è uguale. Invece che tenere il cubo così, con l'arancio di fronte, avete il bianco di fronte a voi, e quindi quello che fate è R', F', R', F'. È identico, ma si inizia con l'R invece che l'F. Questo ovviamente è un dettaglio in più che vi do, se poi volete riguardare in dettaglio il video e vedere come si fa bene lo sledgehammer, poi potete utilizzarlo, però è chiaro che inizialmente potete anche semplicemente mettere la coppia qui, sapete che va qua in basso, alzate con R, U', R', tornate a mettere tutti i primi due strati a posto. Bene, così abbiamo visto anche alcuni casi particolari che, come vedete, devono essere sempre ricollegati ai casi base, che ovviamente possono essere anche speculari tra loro, ma sono questo e questo. Dovrete allenarvi molto per questo punto, come avete capito è parecchio intuitivo, esistono degli algoritmi, ma io vi consiglio di arrivarci ovviamente logicamente, provando, finché non riuscirete piano piano ad individuare subito le coppie, ad individuare i metodi migliori per accoppiarle senza fare troppi giri e ad inserirle anche senza troppo girare il cubo, ma tenendolo sempre così di fronte a voi. È questione di allenamento, ovviamente inizialmente andate piano, concentratevi bene e cercate di capire qual è il meccanismo che ci sta dietro. Se avete dei dubbi, riguardate bene questa parte di video per farvi entrare in testa come andare a creare le coppie. L'importante è che voi abbiate capito il meccanismo. Questa secondo me è una delle parti più difficili inizialmente da capire per una persona che si approccia per la prima volta a questo metodo, perché chiaramente è un ragionamento tutto nuovo rispetto al metodo a strati, quindi va un attimo allenato. Solitamente il caso che capita più spesso e che tutti sono spronati a fare è quello di avere una coppia che va creata in questo modo, di mettere il pezzo opposto a una coppia che può essere disfatta, abbassarlo, metterci lo spigolo di fianco e tornare su per creare la coppia. Questo diciamo che è uno dei ragionamenti più semplici quando non abbiamo già uno dei due casi pronto all'uso. E da qui dopo posizionarlo nel punto giusto, che in questo caso sarà qua dietro, poi potete anche permettervi di girare il cubo mentre state imparando, e di andarlo ad inserire nella posizione corretta. Detto questo, direi di passare al terzo step. Il terzo step è l'OLL. Ovvero la creazione della faccia superiore, che nel nostro caso è la faccia gialla. Se avete iniziato dal bianco, sarà appunto sempre quella gialla. Come vedete, questa parte non può più essere intuitiva come quella di prima, ma qui ci sono dei veri e propri algoritmi. Per l'OLL ci sono 7 algoritmi che vi permettono, in qualunque caso, di andare a creare la faccia gialla. Prima cosa che però dovete fare è quello di creare la croce gialla. Non vi sto a spiegare come si fa perché è uguale al metodo a strati. Ed è un algoritmo molto semplice che vi permette di andare a creare appunto la croce gialla, questa qua. Dalla croce gialla, in base al caso che abbiamo,
ci colleghiamo a questo schema per andare a creare tutta la faccia. Vi lascio così il foglio, scusate qua avevo sbagliato ma si riesce comunque a leggere bene, e direi di andare a vedere uno alla volta questi casi, lo eseguirò una sola volta lentamente e poi quando vi ricapiterà vi basterà riguardare questo schema e avrete tutti gli algoritmi necessari. Che inizialmente fanno un po' paura, ma vi assicuro che sono abbastanza semplici da imparare. Iniziamo quindi da questo primo caso. La faccia disegnata qua ovviamente è quella gialla, quindi questa qui. E come vedete in questi primi due casi abbiamo una figura che è simile a quella di un pesciolino, spesso viene chiamato così. E in questo caso abbiamo il pesciolino che deve guardare in basso a sinistra e queste linee stanno a significare dove si trova l'altro pezzo giallo. Come vedete... qui avremo il pezzo giallo qua, poi qui a destra e poi qua in alto. E il cubo va tenuto così di fronte a voi. Da qui potrete fare l'algoritmo. Andiamo a vedere l'algoritmo di questo caso, che è un semplice R, U, R', U, R, due volte U, R'. E così, come vedete, si va a creare la faccia gialla. Molto semplice. Andiamo ora a vedere il secondo caso. Quindi qui avremo sempre pesciolino, che invece che guardare in basso a sinistra, guarda in basso a destra. Come faccio a capire se deve guardare a sinistra o a destra? Semplicemente sempre andando a vedere dove sono gli altri pezzi gialli. Quindi capite che se guardassi a sinistra, come il caso prima, qui di fronte non ci troviamo un giallo, quindi non può essere questo caso. Mentre guardando a destra, qui di fronte abbiamo un giallo, come questo caso qui. Quindi tenendo sempre il cubo così di fronte a voi, quello che faremo sarà semplicemente un L', U', L, U', L', due volte U, L. E così andiamo a creare la faccia. È esattamente uguale all'algoritmo di prima, ma è speculare, cioè sulla sinistra invece che sulla destra. Come vedete in questi due casi avevamo tre pezzi gialli che ci mancavano. Ora andiamo a vedere i due casi dove invece mancano quattro pezzi gialli, quindi queste due croci e basta. La cosa interessante di queste due parti è che si utilizza la sexy move, quindi sembrano lunghi ma in realtà si usa la sexy move in mezzo. Per chi non sapesse cos'è, semplicemente è l'algoritmo R, U, R', U'. Algoritmo che si vede spesso nel metodo a strati. Andiamo a vedere questo primo caso, quindi dove abbiamo solo una croce, la croce gialla, e per capire se siamo in questo caso o in questo caso dobbiamo andare a vedere dove sono i pezzi gialli, che come vedete sono qui uno di fianco all'altro e poi opposti dalla faccia appunto opposta. In questo caso quelli opposti sarebbero stati poi a destra e a sinistra e non qui vicini. Quindi questo caso è questo. Teniamo il cubo qua di fronte a noi e l'algoritmo è molto semplice perché dovremmo fare una semplice F, poi tre volte la sexy move, quindi R, U, R', U', una volta, R, U, R', U', due volte, R, U, R', U', tre volte, e poi tornare indietro con un F'. E vedete? Così andiamo a creare la faccia gialla. Vediamo ora questo caso, che come vedete si capisce sempre da dove sono i pezzi gialli, quindi abbiamo due così qua vicini, tac e tac, e poi gli altri due non sono qua come nel caso prima ma sono qua di fianco. Dovremo tenere il cubo quindi così e fare questo algoritmo che comprende sempre delle sexy move. Prima si inizia con un F piccolo, quindi F normale sarebbe uno strato solo come abbiamo visto, F piccolo sono due strati, quindi F piccolo così, sexy move R, U, R', U', e torno indietro con un F primo piccolo, quindi così. Poi da qua faccio una semplice F, ancora una sexy move, R, U, R', U', e torno indietro con un F. In questo modo. E come vedete, creo la faccia gialla. Ora andiamo a vedere gli ultimi tre casi, che come vedete hanno tutti i pezzi gialli messi tranne due. E sono appunto tre casi possibili. Bene, vediamo quindi il primo caso. Come vedete l'impostazione dei primi due è che ci sono sette pezzi gialli messi bene e poi due angoli nello stesso strato messi male. La differenza è sempre negli altri pezzi gialli che avanzano, quindi in questo caso avremo i due pezzi gialli davanti, in questo caso i due pezzi gialli sarebbero qua di fianco. Quindi vediamo questo, il cubo va tenuto in questo modo e l'algoritmo da fare è due volte R, quindi R, R. D, che ricordiamo è lo strato inferiore, quindi D, R', due volte U, R, D inverso, R inverso, due volte U, R inverso. E come vedete, crea ancora una volta la faccia gialla. Vediamo ora quest'altro caso, quindi sempre con questa impostazione, ma stavolta i due pezzi gialli sono qua a lato. Dobbiamo tenerli, come disegnato qui, così, quindi il cubo sarà messo in questo modo. E l'algoritmo che dobbiamo fare è un R piccolo, quindi ruoto due strati di R,
U, R primo, U primo, R piccolo primo, F, R, F primo. E ancora una volta ho creato così la faccia gialla. L'ultimo ha questa impostazione che è unica, è l'unico caso che ha appunto i pezzi gialli messi così. Dobbiamo sempre andare a vedere dove sono i due pezzi gialli non orientati bene e tenerlo in questo modo. Quindi, come vedete, giallo qua e giallo qua in alto a sinistra. Tengo il cubo così e applico quest'ultimo algoritmo, che è un F primo, R, U, R primo, U primo, R piccolo primo, F, R. Come vedete, faccia gialla ancora una volta completata. Questi sono i 7 algoritmi dell'OLL che vi sono fondamentali per andare a fare la faccia gialla in ogni caso che potrebbe capitare, ricordandovi sempre prima di fare la croce. Detto questo, io vi lascio qua il foglio se volete segnarvi tutte le impostazioni e direi di passare al quarto e ultimo step. Bene, andiamo a vedere ora il quarto e ultimo step. Il quarto step è il PLL, ovvero la fase che ci permetterà di andare a risolvere quest'ultimo strato e quindi di completare il cubo. Per farlo utilizzeremo degli algoritmi che ci permettono di scambiare tra di loro degli angoli e degli spigoli e in questo modo potremo completare il cubo. Infatti questa fase l'ho divisa in realtà in due, come vedete un primo step per gli angoli e un secondo step per gli spigoli, e gli algoritmi totali da imparare sono 6. In realtà il PLL comprende 21 algoritmi totali. Questa è una versione semplificata, perché tanto con 6 algoritmi possiamo risolvere tranquillamente il cubo e capire cosa fare per ogni caso che ci può capitare. Se proprio vogliamo essere precisi, questi algoritmi non vanno ad invertire solo gli angoli, ma anche degli spigoli. Ma in questo caso particolare a noi interessano solo gli angoli e poi vedremo in un secondo momento gli spigoli una volta che tutti i 4 angoli dello strato superiore sono messi nella posizione giusta. Altra cosa che ci tengo a dire, questi algoritmi vengono chiamati per lettere, vedi T, Y, A, U, H, Z, e semplicemente sono lettere che indicano gli spostamenti che vengono fatti applicando l'algoritmo. Vedete ad esempio la T, spostando questi due angoli e questi due spigoli, forma una T, poi Y, A e così via. In gergo questi vengono chiamati T-perm, Y-perm, eccetera. Iniziamo quindi con gli angoli. Ci tengo a dire che questi non sono passaggi intermedi, cioè una volta che noi applichiamo questo algoritmo, se prima gli angoli non erano tutti risolti, finito l'algoritmo, tutti gli angoli sono risolti. In questo caso, ad esempio, avremo il cubo che ha due angoli adiacenti messi bene e due angoli invece invertiti e quindi ci permetterà di invertire i due che sono sbagliati. Ad esempio qui vediamo abbiamo questi due messi bene e questi due che vanno invertiti. Attenzione, ci tengo a dire una cosa, non per forza dobbiamo avere gli angoli già sistemati nel punto giusto del cubo per andare ad applicare questo algoritmo, cioè potenzialmente potremo ritrovarci con il cubo così, ma questi due angoli sono già comunque messi bene tra di loro, quindi una volta applicato l'algoritmo ci basterà poi ruotarli per metterli nel punto corretto. Era la stessa cosa che vi spiegavo all'inizio quando vi parlavo della croce. È importante che tra di loro gli angoli siano giusti, poi basteranno delle rotazioni per andarli a mettere anche bene rispetto agli altri strati. Ma ora non complichiamoci la vita, teniamo questi due angoli così alla nostra sinistra e i due da invertire come in figura a destra. E andiamo, tenendo il cubo in questo modo, ad applicare questo algoritmo. Come prima ve lo farò vedere una volta sola, poi potete prendere come riferimento questo foglio e andare a rifare l'algoritmo ogni volta che volete quando avete uno di questi casi di fronte. Quindi vediamolo lentamente. Si inizia con una sexy move, quindi R, U, R primo, U primo, poi R primo, F, due volte R, U primo, R primo, U primo, R, U, R primo e F primo. Come vedete abbiamo così sistemato tutti gli angoli. Poi casualmente ora il cubo si è risolto, ma spesso vi capiterà che gli spigoli ancora non sono messi bene e ci saranno altri algoritmi per andare a sistemarli. Andiamo ora a vedere la Y, quindi abbiamo due angoli che sono già sistemati ma non sono adiacenti ma opposti, quindi come in questo caso vedete questo è giusto e questo è giusto, e altri due che invece vanno appunto invertiti. Quindi teniamo quelli da invertire così, quindi il primo alla nostra destra come in figura, e andiamo ad applicare questo algoritmo che è bello lungo, un po' complicato, ma è tutta questione di allenamento per farvelo entrare in testa. Abbiamo F, R, U primo, R primo, U primo, R, U, R primo, F primo, poi troviamo una sexy move, quindi R, U, R primo, U primo, e poi R primo, F, R, F primo.
E come vedete, tutti e quattro gli angoli sono messi bene. E come vedete, invece, gli spigoli in questo caso sono da spostare, ma vedremo dopo. Vediamo invece l'ultimo di questi algoritmi, ovvero la A, ovvero il caso, come vedete, dove abbiamo un angolo messo bene e gli altri tre che possono essere scambiati in questo modo, così in senso orario. Quindi questo deve andare qui, questo deve andare qui e questo deve andare qui. È molto comodo perché ci permette di spostare tre angoli con un algoritmo semplicissimo senza passare per questi due che invece sono molto lunghi. Ovviamente vi può capitare il caso opposto, quindi gli angoli non devono girare in senso orario ma antiorario. Semplicemente vi basterà fare due volte questo algoritmo nello stesso identico modo. In questo caso vediamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo prima di tutto una X. X vuol dire una rotazione del cubo completa, senza spostare gli strati, ma proprio completa del cubo. Immaginatevi gli assi cartesiani X e Y. X sarebbe una rotazione in senso orario sopra appunto l'asse X. Quindi abbiamo il cubo così, con questi che vanno scambiati in questo modo, lo giriamo così e andiamo ad applicare questo algoritmo, che è molto semplice perché R' U R' due volte D R U' R' D due volte R due volte. E come vedete abbiamo così risolto questo caso. E adesso c'erano anche gli spigoli messi bene, quindi abbiamo anche risolto il cubo. Andiamo a vedere però, una volta messi a posto gli angoli, come facciamo a sistemare gli spigoli. Per sistemare gli spigoli ci sono tre casi, ovvero la U, la H e la Z. U è il caso in cui abbiamo tre spigoli da sistemare e uno già messo bene, mentre l'H e la Z sono quei casi dove abbiamo tutti gli spigoli da sistemare. Penso che la probabilità sia più alta per la U, cioè vi capiterà molto più spesso di dover fare la U, quindi già uno spigolo messo bene, rispetto all'H e la Z. Ma andiamo a vedere come funziona la U. In pratica, vedete, ci permette di girare in senso così antiorario gli spigoli. In pratica, in senso antiorario vuol dire che li sposta così verso destra, quindi vi basterà tenere il cubo così di fronte a voi, quindi lo spigolo risolto è dietro di voi e gli altri di fronte, e dovrete semplicemente fare questo. Nel caso in cui si dovesse andare in senso orario, o fate l'algoritmo opposto, oppure, come per la A, vi basterà fare due volte questo algoritmo. Quindi, andiamolo a vedere. È un semplice R, U' R, U, R, U, R, U', R', U' e due volte R. E così risolvete il cubo. C'è una cancellatura, non è primo ma è senza niente, c'è un R normale. E vedete, così avete girato gli spigoli e il cubo si è risolto. Andiamo a vedere ora gli altri due casi. Abbiamo questo caso qui, che è l'H, dove tutti gli spigoli sono messi male e vanno scambiati opposti. Quindi qui va messo il rosso che è qua dietro e qui ho messo l'arancio che è qua davanti, quindi vanno scambiati così e così, vedete come qua in figura. Qui dovremo usare la M, che ricordiamo è questo strato centrale. Semplicemente dovremo fare due volte M, quindi M, M, U, 2M, 2U, ancora 2M, una U e infine 2M. E così, come vedete, risolviamo il cubo. Vediamo velocemente anche la Z. Anche nella Z abbiamo tutti gli spigoli messi male e non si scambieranno così opposti, ma adiacenti, cioè quindi così, come vedete, da questa figura. Ad esempio, il blu deve andare qua, il rosso deve andare qua, arancio deve andare qua e verde deve andare qua. Occhio a non tenerlo così, perché sarebbe così, ma tenetelo in questo modo. A questo punto l'algoritmo è leggermente più lungo di quello di prima, ma anche in questo caso è abbastanza semplice, ed è due volte M, 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 U inverso, due volte M, U inverso, M inverso, quindi quello centrale così, due volte U, due volte M, due volte U, ancora M inverso e infine due volte U. E così, ancora una volta, risolviamo il cubo. Bene, questo era il quarto e ultimo step, non c'è più niente da aggiungere perché, come avete visto, abbiamo creato la croce, poi i primi due strati, poi la faccia gialla e poi l'ultimo strato. Questo è il metodo Friedrich semplificato, perché come avete visto non ci sono tutti gli algoritmi ma quelli essenziali per riuscire a risolvere il cubo e abbassare davvero di tantissimo i tempi rispetto al metodo a strati. Ovviamente va allenato, vi consiglio di andare a riguardare alcune parti di questo video che sicuramente non vi saranno chiare subito se è la prima volta che vedete questo metodo. Ci vuole tanto allenamento, soprattutto nelle parti iniziali che sono piuttosto intuitive, mentre per l'ultimo strato si tratta solo di impararsi a memoria gli algoritmi, che alla fine non sono troppi perché sono prima 7 e poi 6, quindi abbiamo 13 algoritmi totali che con allenamento, vedrete, non sarà troppo difficile ricordarseli tutti. Ovviamente vi ricordo sempre di andarvi a rivedere quelli che vi permettono di fare la croce gialla che ho spiegato nel metodo a strati. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo metodo sia chiaro. Siete
pronti per allenarvi e soprattutto per abbassare di tanto i tempi se venite dal metodo a strati. Grazie ancora, ragazzi. Bravo, Ai! Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio di cuore Hyde per averci insegnato questo metodo. Io spero sia stato chiaro, perché secondo me è semplice come metodo, però sono sicuro che verrà apprezzato. E come al solito io vi ringrazio per aver visto il video, seguite lo zio Hyde che ci ha dato questa grandissima mano per questo tutorial, e se volete vedere gli altri tutorial vi lascio la playlist qua sopra, se volete acquistare cubi tutti quanti link in descrizione, se volete acquistare i prodotti di Hyde dove vende robe col cubo di Rubik link in descrizione. Io vi mando un mega bacio e un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.